destro. Che gol! Golotto, che gol! Con destro! Mamma mia! Che gol! Fine del primo tempo tra Farabrutti e VFF, 4-4 il parziale, andiamo un po' dai protagonisti in campo. Ciao, 4-4, partita molto bella, molto equilibrata, eravate in vantaggio, si è andati più volte in vantaggio, avete sprecato, si può dire così? Sì, diciamo sì, e poi abbiamo costruito poco, abbiamo fatto soprattutto lanci lunghi e le bordate di Rosiello alla distanza. Siamo stati pure un po' sfortunati, che comunque infortunati. Cercavamo... Cambierà qualcosa nella ripresa? Speriamo sì. Come, no, dico come, come modo di giocare, approccio al match. Io ho detto, cioè, facciamo girare un po' più la palla perché così non possiamo giocare, lanciare solamente. D'accordo, speriamo vabbè. Al risultato questa cosa. In bocca al lupo. Da un po' dall'altra compagine. Un po' da Siccia, giusto un flash. 4-4, partita molto equilibrata. Cosa vi è mancato? Santo Nicola. D'accordo. Lo dedico alla mia grande prodezza, al Longobardo. Ok. E a Marica. In bocca al lupo. Amici telespettatori, siamo nel post partita tra VFF e Farabrutti, terminata 5-6. Siamo con i migliori in campo, ovvero Olisterno per i suoi e Longobardo MVP di questo match. Olisterno, partiamo da te. Una, possiamo definirli tre punti quasi buttati? Sì, anche se hanno giocato parecchio bene, non hanno fatto girare più palle di noi. Noi, come ti ho detto al primo tempo, abbiamo buttato solo palla avanti e abbiamo cercato il gol. Siete andati più volte in vantaggio, come ricordavamo, a fine primo tempo, vi siete fatti recuperare. Grosso sì, merito è Farabrutti, però avete avuto qualche defezione difensiva. Sì, perché diciamo teniamo che comunque sta fatto male, con l'altro teniamo la febbre. Ho capito, tu comunque che sei nuovo in questa squadra, come sì, sei il presidente diciamo. Ah, il presidente addirittura, che onore. Sì, come hai visto i meccanismi tu e Rossi diciamo, vi siete trovati bene? Sì, cioè, Rossi ha giocato bene, comunque si è fatto vedere, comunque è nuovo, diciamo ha spinto quanto doveva, poteva fare qualcosa in più, segnare lì. Però vabbè, va bene così, vuoi salutare qualcuno in particolare? Saluto Amato che si è pigliato con me. Vabbè, salutiamo anche noi Amato che non è voluto venire qui con noi. Ciao Olisterno. Ciao. Longobardo MVP di questo match. Io ti consegno la medaglia. Grazie. E il buono sconto 20 euro. Grazie. Per un paio di occhiali dall'ottica Emerson. Ci raccontare un po' questa partita strepitosa, la tua addirittura 5 gol, 2 dalla distanza, davvero strepitosa la tua prestazione quest'oggi. Grazie, buonasera, volevo dire no, questa partita è stata molto combattuta, stavano loro in vantaggio, erano una buona squadra. Cioè in mezzo al campo noi eravamo più squadra, abbiamo riuscito a vincere. Una grandissima prova di carattere quella di Farabrutti, davvero in rimonta fino all'ultimo, cioè non avete mai mollato, tu in primis, no, no. Ma tutti quanti, diciamo, una vittoria di squadra. Eravamo un po' stanchi, però non abbiamo mollato, siamo però riusciti a vincere questa partita. Dove, giocando così, che ruolo possono avere questi longobardi in questo torneo? Longobardi? Scusami, Farabrutti in questo torneo. Hai ragione, sono io la squadra. Brutto Longobardi. Noi speriamo di salire quanto più in alto è possibile. Oggi sono i nostri tre punti, i primi tre punti che abbiamo preso. Nel torneo a 5 cerchiamo di vincere quante più partite possibili. Quindi ora vorrei vicino a me il mio amico Angelo Seccia per fare una dedica a Santo Nicola. Salutiamo anche Seccia, eccolo qui. Ho fatto fare l'intervista a lui sull'occhio, mi scocciavo di parlare. Okay. Comunque vogliamo fare una dedica particolare al nostro amico che oggi non c'è, perché purtroppo non può venire a giocare con noi perché la fidanzata non lo fa venire. Bravissimo. Antonio, di quello che dobbiamo dire. No, mi hanno suggerito che. L'ha suggerito, è stato lui a dire. Dico io che vabbè, la squadra è la colpa è sempre mia. La squadra è unanime in questo momento. Santo Nicola, Santo ci Nicola manchi. Non venire, ci manchi, però non venire più a giocare. Da quando non vieni tu abbiamo vinto due partite. E se è possibile, se riesci a resistere un po' più di 10 minuti.
Perché Cicinello qua a 3000. Vabbè, salutiamo anche noi Santo Nicola. Io ringrazio Siccia e Longobardi. Pura. Alla prossima.